segretario, la Lega ha già presentato una mozione anche in Parlamento, ha già depositato la richiesta di referendum, da oggi parte una nuova campagna referendaria. Da lunedì in tutti i comuni italiani per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina. Siamo vittima di un'invasione che non ha precedenti, basta. Sospendiamo Mare Nostrum, sospendiamo questa invasione in corso e blocchiamo quella che è un rischio per gli italiani e per gli stranieri regolarmente presenti. Quindi reintroduciamo un reato che in tutta Europa funziona, clandestino è reato, l'immigrazione controllata e regolare va bene, l'immigrazione che stiamo vedendo in Sicilia è assolutamente da respingere. Per ora infatti è solo un illecito amministrativo dopo l'abrogazione. Ci sono 4 milioni di italiani disoccupati, non possiamo permetterci di ospitare altre decine di migliaia di disperati senza lavoro, senza casa, senza documenti, senza famiglia. Siamo la barzelletta del mondo, torniamo a difendere i nostri confini e mi fa piacere che anche tanti cittadini stranieri regolarmente residenti a Milano stiano firmando perché la clandestinità deve essere punita. Renzi ieri ha definito vergognose le polemiche di chi sostiene che bisogna abolire il Mare Nostrum, l'operazione Mare Nostrum. Lei come risponde? Mare Nostrum è un'operazione da cretini. Con Mare Nostrum gli italiani spendono 300.000 euro al giorno per aiutare gli scafisti e farci invadere da migliaia di persone senza soldi, senza casa, senza documenti e senza lavoro. Quindi sospendiamo Mare Nostrum, spendiamo questi soldi in Africa per una scuola, un ospedale, una strada per aiutare là queste persone e continuiamo ad espellere, cosa che facevamo quando Maroni era ministro e purtroppo abbiamo smesso di fare. Accordi bilaterali, questo? Sì, basta, 1600 sbarchi al giorno non è possibile, siamo la barzelletta del mondo, ci ride dietro tutto il mondo, non c'è più spazio per un solo clandestino in tutta Italia. Senta, ma chiedere un inviato speciale in Libia alla ONU, come ha chiesto appunto Renzi, può servire oppure no? L'ONU se ne frega, l'Europa se ne frega, la NATO se ne frega, l'Italia è lasciata da sola, quindi se siamo da soli usiamo l'esercito per quello per cui l'esercito è pagato, ovvero sia per difendere i confini e non per aiutare gli scafisti. Pulizia, l'Expo deve essere pulito, trasparente, occasione di lavoro. Se c'è qualcuno che lo ha usato a fini personali, vecchie facce, democristiani, comunisti, socialisti, via, 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 l'Expo è dei milanesi, è degli italiani e quindi più pulizia possibile, più velocemente possibile. Maroni l'ha chiesto al governo, nominati dirigenti esterni e poi torniamo a lavorare perché è un'occasione di lavoro da non perdere. Questi arresti significa che la regione, dove è di sua competenza, controlla e non si sgarra. Nei rapporti fra privati purtroppo ci sono ancora persone di malaffare. Spero che le divisioni all'interno della procura non danneggino, perché anche vedere che all'interno della stessa procura di Milano ci sono persone che la pensano in maniera completamente diversa è preoccupante per me come cittadino, prima che come politico. Detto questo, la priorità è Expo pulita e quindi chiunque ne approfitti anche solo per un euro venga buttato in galera e si tolgano le chiavi. Martedì verrà Renzi, cosa verrà a dire? Renzi non è gradito a Milano, guardate come è conciata Milano dopo 3 anni di Pisapia. Renzi sull'invasione clandestina non sta dicendo e facendo niente, quindi da milanese se se ne sta a casa è meglio. Non faccio pronostici, sono scaramantico. Diciamo che io questi 15 giorni li girerò chiedendo alla nostra gente di trasformare un buon risultato che tutti dicono avremo in un grande risultato. Non mi basta un buon risultato della Lega, voglio un grande risultato della Lega. E secondo me non ci manca molto. Fino a 3 mesi fa stavamo parlando del Salva Lega, perché eravamo al 3, al 3,5, allora ci voleva il Salva Lega al 4. Abbiamo dimostrato che la Lega si salva da sola, non abbiamo bisogno di aiuti o aiutini, anzi, il salva qualcosa ce l'avrà bisogno qualcun altro. 2 minuti del vostro tempo per alcune firme, uno per cancellare quella schifezza che è la legge Fornero, che ha rubato stipendi e pensioni a milioni di italiane. Esodiamo la Fornero ed esiliamola su un'isola deserta nel Pacifico. L'altra firma per regolamentare e tassare la prostituzione. La terza per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina. Non ne possiamo più di un'invasione che non porta niente di buono. Difendiamo il nostro lavoro, difendiamo i nostri confini. Grazie a tutti.